Oggi vado live un minuto prima rispetto a quello dichiarato. Buongiorno a tutti, buongiorno da parte di tutta Rinascita Digitale, ai partecipanti che come tutte quante le mattine si collegano così presto e ci fanno compagnia nelle nostre mattinate. Vi ringrazio ovviamente per essere qui e se avete voglia di darci il buongiorno in chat ci fate sentire un pochettino meno soli. E un pochettino meno rincoglioniti nel parlare con uno schermo, ovviamente. Il nostro speaker di oggi si è già collegato prima e abbiamo già scambiato un paio di parole. E la cosa che mi ha fatto ridere è che questa mattina abbiamo lanciato il progetto di Storie di Rinascita. Alcuni di voi probabilmente l'hanno letto all'interno della newsletter. Si tratta di un raccoglitore dove mettiamo all'interno tutte quante le storie diciamo, inviate da voi su che cosa significa per voi rinascita, su che cosa è la rinascita, su qual è il vostro esempio di rinascita. Abbiamo voluto lanciarlo perché settimana scorsa l'avevamo un pochettino millantato, abbiamo chiesto alcuni contributi, però poi non eravamo mai andati in pubblicazione. Stanotte ho avuto lo schizzo, mi sono messo lì io di persona, con tutto l'impegno del mondo, fino alle 3 del mattino in pubblicazione. E quello che ne è nato questo piccolo raccoglitore, piccolo, piccolo per adesso, dove abbiamo pubblicato 5 delle migliori arrivate fino ad adesso. Per puro caso. Ma credetemi, me ne sono accorto 5 minuti fa mentre chiacchieravo con Alberto. Una delle 5 storie è proprio quella di Alberto, nostro speaker per l'apertura della giornata di oggi. È una storia molto carina, molto ispirazionale, la definirei. Per cui, se avete voglia più tardi, ovviamente non distraetevi dalle live, di andare a dare un'occhiata, qui la potete trovare. All'interno di queste storie ce ne sono poi anche altre 4, valgono tutte quante la pena di essere lette, a parer mio, per cui se avete voglia di dare un'occhiata durante la giornata siete tutti quanti invitati a farlo e se avete voglia anche a condividerla. Dopo questa breve introduzione di Alberto e della nostra conoscenza fatta questa mattina e questa scoperta fatta questa mattina, ti lascerei libero di partire, libero di fare il tuo speech, libero di portare le tue competenze a questo pubblico che in questo momento è di 72 persone in crescita. Bene, grazie. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Insomma, anch'io vi ringrazio per farmi sentire un po' meno solo in questo, diciamo, momento in cui siamo tutti digitalizzati, volenti o nolenti che sia. Dicevo, ecco, prima che fondamentalmente sto anch'io cercando di fare tesoro di questo periodo per andare ad ampliare quelle che sono le mie competenze digitali. Per cui mi perdonerete, ecco, se ho qualche piccola defiance magari nell'interagire con questo, ma sto cercando di fare del mio meglio. Allora, parleremo oggi di quello che è il respiro e come questo strumento, questo tool di cui tutti siamo dotati fondamentalmente, abbia o riveli delle potenzialità molto interessanti sul funzionamento della nostra mente e del nostro corpo. Quello che vorrei fare quindi è cominciare a condividere con voi una presentazione nella quale, ecco, andremo un po' a vedere delle dinamiche e dei razionali che fanno un po' da architrave a quello che vorrei dirvi. Per cui il respiro io l'ho inteso come il termometro della nostra performance, nel senso che è lo strumento che ci permette di andare a mettere in atto alcuni tipi di azioni, mettere in atto alcuni tipi di funzionamento della nostra mente e del nostro corpo. Ma cominciamo un po' con le origini. Il respiro, fondamentalmente, si può dire che è il nostro compagno da quando nasciamo a quando moriamo. Quindi nella nostra vita, quando andiamo a nascere, di fatto inaliamo, diamo il primo respiro che incanala in noi
un'energia vitale che fondamentalmente è proprio un flusso di vita che in alcune culture viene chiamato, ecco, l'energia vitale, il prana, il chi, a seconda di quelle che sono poi le varie, ecco, filosofie collegate a questo momento, ma è così centrale, quindi, che anche quando andiamo a lasciare questo mondo si dice che espiriamo, cioè esaliamo l'ultimo respiro. È molto interessante vedere come ci possiamo privare di qualsiasi cosa, come per esempio il cibo per un determinato periodo di tempo, l'acqua per un periodo di tempo un po' meno lungo, del respiro possiamo fare a meno probabilmente per molto poco. I più grandi apneisti o gli yogi più avanzati che praticano yoga sono arrivati al massimo a pochi minuti, con un controllo della mente per fare ciò abbastanza interessante. Questo è un punto nodale, ci torneremo fra un attimo, ma respiro e mente sono incredibilmente collegati e il respiro forse è l'aspetto biomeccanico, quello che abbiamo più concreto per andare a volte a serrare le fila della nostra mente, per andare a impostare in qualche modo un joystick di controllo, ecco, della nostra mente, che pare per certi versi sfuggire. Le origini quindi vanno da tradizioni antichissime come il taoismo, come i Veda indiani, come lo yoga, che di fatto chiamavano il respiro come un veicolo di energia. I cinesi la chiamavano il qi, in India nello yoga si chiamava il prana, e alcuni secoli è interessante vedere come sia progredita questa tradizione, perché anche gli antichi greci chiamavano pneuma il respiro, e in ebraico ci si riferiva al ruah, cioè, ma era interessante vedere come questa parte, questa parola respiro, questa entità che di fatto scorre all'interno di noi era associata anche al divino. Infatti in latino, nelle lingue latine, la parola spiritus diventò radice sia di spirito che di respirazione. Quindi è quasi un modo un po' poetico di raccontare come il respiro sia il ponte nella struttura umana, nell'essere umano, fra il divino e il materiale, come un ponte di connessione, che in qualche modo potremmo rappresentare adesso nella nostra accezione moderna come il ponte fra il corpo e la mente. Non è un caso che tutte le moderne correnti psicologiche si siano focalizzate sul respiro. Per esempio Leonard Orr o Stanislav Grof, che erano degli psicologi, hanno preso pezzi di tecniche di respirazione derivanti dallo yoga, dal tai chi e da altre culture molto più antiche per andare a curare alcune patologie proprio di livello mentale, come le ansie, come le crisi di panico, come tutta una serie di cose collegate. Ma andiamo avanti. Il respiro e il rilassamento hanno cominciato pian piano ad andare di pari passo dai primi del Novecento. Lo psichiatra Schulz sviluppò un allenamento autogeno di fatto che permetteva al corpo di raggiungere livelli di rilassamento notevoli, e in gran parte questo si basava su quella che era una respirazione controllata, chiamata quasi quadrata, cioè una respirazione pari in e out, che permetteva una distensione progressiva del sistema nervoso. Infatti noi abbiamo un sistema nervoso centrale cosiddetto autonomo, cioè questa parola sembrerebbe quasi indicare che questo sistema funziona in maniera indipendente dalla nostra volontà. Non è proprio esatto il concetto, in quanto possiamo creare le condizioni tramite una respirazione di un certo tipo affinché questo sistema nervoso si vada a riequilibrare. E questo è il prologo di quello che sto per dirvi. Perché? Perché il funzionamento della mente risente in maniera assolutamente enorme di questa cosa che è il nostro sistema nervoso. Cioè, in una situazione di tensione nervosa, evidentemente l'energia che circola nel corpo, perché noi abbiamo un principio di funzionamento che di fatto è elettromagnetico, per cui il nostro cervello viene misurato in onde elettromagnetiche, un elettroencefalogramma, infatti. Ebbene, il sistema nervoso quindi è il circuito elettrico lungo il quale scorre questa energia. Perdonatemi la metafora semplicistica, ma fondamentalmente questo è un punto.
Per cui nel momento in cui c'è uno sbalzo di tensione all'interno di questo circuito, evidentemente il motore principale, che è quello del cervello, ne risente inevitabilmente. Il respiro è un modo di andare a regolare questa tensione elettrica che permea il nostro corpo. Per cui le forme contemporanee di meditazione a cui siamo arrivati adesso, che di fatto hanno una valenza abbastanza acclarata anche dalla scienza medica e che cominciano ad essere utilizzate oltre che nella sfera individuale, anche nella sfera personale, scusatemi, nella sfera aziendale, nella sfera quindi delle società, hanno scoperto quindi che c'è un potere collegato alla respirazione e quindi tutte le varie tecniche come la mindfulness, come la meditazione trascendentale, come anche alcuni esercizi di focus e di concentrazione, tutti legati alla respirazione. C'è quasi un minimo comune denominatore che è la respirazione. Andiamo a vedere un attimo più nel dettaglio come funziona il nostro cervello. Di solito, ecco, si va a delineare un funzionamento delle onde elettromagnetiche caratteristiche del cervello in quattro parti, in beta, alfa, teta e delta. Le onde beta, di fatto, sono le onde che stiamo usando adesso. Nel momento in cui state ascoltando questo speech, nel momento in cui io sto parlando, siamo spostati in prevalenza su un funzionamento del cervello in onde beta, cioè onde abbastanza rapide che in qualche modo favoriscono l'interazione sociale e la velocità di calcolo e tutta una serie di caratteristiche legate al vivere quando siamo, chiamiamo così, attivi. Le onde alfa, quindi, sono qualcosa che porta il cervello a funzionare in maniera un po' più lenta e favoriscono una maggiore concentrazione, favoriscono un senso del dettaglio maggiore, come quasi quando andiamo in macchina, che rallentiamo la velocità e cominciamo a vedere oltre quello che abbiamo davanti, quindi la verticalità di un obiettivo, cominciamo a vedere ai lati, cominciamo a cogliere delle opzioni laterali che se verticali su un obiettivo spesso non riusciamo a vedere. Per cui questo stato di relax è dato dal funzionamento del cervello in onde alfa, quindi un tracciato di onde che comincia ad andare un po' più lento. Nel momento in cui andiamo ancora più giù nelle onde teta, cominciamo ad accedere a quegli stati chiamati cosiddetti di trance naturalistica o in alcuni casi di ipnosi naturalistica. Cosa intendo con questo? L'ipnosi di fatto è una, chiamiamola così, una caratteristica a cui possiamo accedere in maniera molto naturale. Non è assolutamente il fatto di andare a condizionare la mente nel fare qualcosa che non vuole, ma è esattamente il contrario. L'ipnosi è la verticalità della mente, la concentrazione su una monoidea, andando a eliminare tutto quello che c'è ai lati e quindi favorendo una profondità di introspezione e di intuizione molto molto maggiore di quella che potremmo avere in una mente iperstimolata. Per cui è quello che si ottiene, per esempio, con la mindfulness. Nel momento in cui andiamo a portare il cervello in maniera verticale, è un po' come se facessimo il paragone con una lente di ingrandimento e con i raggi solari. Immaginate di puntare una lente di ingrandimento su un foglio, di canalizzare i raggi solari su quel foglio. Il fatto di concentrare l'energia su un singolo punto rende molto più potente il raggio e quindi prende fuoco. Cosa diversa se invece fosse spalmata quella luce, quindi la nostra attenzione, il nostro focus, su tutta la superficie senza verticalizzarlo. Ecco, in qualche parola, quando andiamo in una sorta di trance, abbiamo accesso a parti del nostro cervello che di fatto si attivano e permettono una maggiore visione, cioè riusciamo a vedere un quadro molto più completo, con molti più dettagli rispetto a un singolo argomento. È come se ne vedessimo l'ampiezza di gamma, le mille sfaccettature che esso rappresenta e non solo il lato che siamo abituati a vedere. Per cui il problem solving creativo viene da questo, stimola un pensiero sistemico quando siamo in condizioni cosiddette di trance o di rilassamento profondo. Abbiamo quello che si chiama l'ispirazione. Einstein stesso diceva che abbiamo un servo e abbiamo un dono.
Il servo è la mente razionale, cioè un elaboratore di calcolo. Il dono è l'intuizione. Per cui questo stato favorisce l'intuizione ed è possibile ottenerlo grazie a particolari tracciati di respirazione che possiamo allenare. L'altra componente di funzionamento del cervello, le altre onde, si chiamano onde delta, ovvero quelle onde caratteristiche del sonno profondo, della fase di repentine eye movement, della fase REM. In questa fase il cervello va a ricaricare e rigenerare i tessuti neurali, per cui è importante la qualità del sonno ed è importante che ci sia una, chiamiamola, un momento di funzionamento del cervello in questa parte, perché è come se ricaricasse le batterie. Le onde teta invece sono un po' la fase di dormiveglia, e sono i primi minuti della mattina quando ci si sveglia, in cui si è in quella fase in cui non tutto è così definito, ma proprio per questo la soglia critica tipica delle onde beta si abbassa e permette quindi l'accesso a degli stati mentali che altrimenti sarebbero preclusi. Detto ciò, andiamo avanti. La respirazione può agire in maniera assolutamente incisiva sul funzionamento del cervello. C'è stato uno studio nel 2017 nell'Università di Stanford in cui si sono analizzati dei cervelli molto meno evoluti dei nostri, ma che hanno un principio di funzionamento più o meno analogo, ovvero dei topi sono stati studiati e si è stato visto che la respirazione è andando ad indurre certi stati respiratori con degli eventi esterni, evidentemente, incideva questa cosa, questa modalità, sulla loro locus coerulus, cioè un'attenzione e un'ansia diversa si verificava nei roditori tramite l'induzione di stati respiratori diversi. Quindi la respirazione andava ad impattare questa regione del cervello che era quella protagonista negli stati di attenzione, di veglia e di ansia. Le tecniche di respirazione possono andare a influenzare moltissimo quest'area del cervello che è composta più o meno da poche migliaia di neuroni, ma che hanno una funzione incredibile di osmosi verso le altre parti del cervello e del sistema nervoso. Potete trovare il riferimento dell'articolo che è apparso su Science nel link che vi ho messo sotto sulla presentazione che poi sarà disponibile. Un altro interessante fattore, il neuroscienziato Wim Wenger, che è l'autore di questo libro che può essere molto interessante da leggere, si chiama The Einstein Factor, parla di superlearning, è uno dei massimi esperti di superlearning al mondo e di tecniche di apprendimento. È interessante vedere come nella sua teoria principale, che si chiama image training, cioè la capacità di andare a visualizzare come un po' se fosse, ecco, un flusso di coscienza di immagini. Se qualcuno ha presente Joyce e il suo flusso di coscienza nella scrittura, lo stream of consciousness, questo è qualcosa di analogo però a livello visivo. Ebbene, lui dice che con l'image streaming è possibile andare ad aprire parti di cervello e di attivare delle zone che consentono di avere una visione molto più ampia dei fenomeni che ci circondano. Evidentemente il punto nodale è che non tutti hanno una capacità di visualizzazione così ampia e così profonda, ed è lì che viene in aiuto il respiro. Perché? Perché tramite una respirazione di un certo tipo andiamo ad abbassare quello che è il livello di resistenza mentale dato, per esempio, da un certo tipo di condizionamenti, dato da un certo tipo di informazioni. Le andiamo quasi a zittire, permettendo al cervello di entrare in strade alternative che altrimenti non avremmo mai preso. Quindi respirare in un certo modo permette di abbassare quella soglia di resistenza, la quale poi impedisce di accedere a strade alternative a livello cognitivo. La respirazione è anche una, abbiamo detto, una grande, chiamiamola così, consigliera, possiamo dire, del sistema nervoso centrale. Perché? Perché il sistema nervoso, come dire, è coinvolto in maniera piena in quello che è il nostro stato emotivo. Quindi il momento in cui, immagino, qualcuno di voi
si è reso conto di avere uno stato di tensione, inevitabilmente ha notato anche che il suo livello di lucidità, il suo livello di capacità di analisi andava a diminuire. Perché? Perché in qualche modo l'energia era assorbita da parti del corpo e da parti del cervello profondo, in questo caso il sistema limbico e amigdala, che non permettevano un'elaborazione di dati completa. Noi abbiamo un funzionamento del cervello che prevalentemente è diviso in tre parti. La prima parte si chiama precorteccia frontale, della parte più giovane, quella che dà accesso ai meccanismi di calcolo e di analisi, ma le parti più profonde sono il sistema limbico e quello che è chiamato il cosiddetto cervello rettiliano, o il clock brain, ci sono vari nomi. È un modo semplicistico di definirlo, però rende possibile anche argomentare il perché l'energia e quindi il respiro che influisce sull'energia ha così importanza. La parte della precorteccia frontale assorbe una quantità incredibile di energia. Se avete piacere di approfondire questo, un libro molto interessante è Daniel Kahneman, Pensieri lenti, pensieri veloci, uno psicologo che qualche anno fa ha vinto il premio Nobel per l'economia. In questo libro la sostanza è proprio questa. Cioè ci fa vedere come la parte che è adibita al calcolo logico-razionale, che è la più giovane, ripeto, la precorteccia frontale, assorbe una quantità di energia incredibile. Per cui se questa energia è dispersa in altri compiti, perché c'è una reazione di tensione da parte del nostro sistema nervoso, quindi c'è un blocco energetico, evidentemente non ci sarà abbastanza benzina per andare ad alimentare questa parte e quindi avere quella lucidità e ampiezza di visione che sarebbe necessaria in alcune situazioni di alta complessità, un po' come quella che stiamo vivendo, ma non solamente circoscritto a questo. È un po' adesso il mantra costante che la creatività, la flessibilità cognitiva saranno sempre più le skill di un mondo moderno, di un mondo nuovo, dove tutto quello che è adibito al calcolo semplicistico o comunque meccanico sarà delegato all'intelligenza artificiale e sempre più quello che ha a che fare col creativo e con l'intuitivo avrà a che fare con l'intelligenza umana ed emotiva. Quindi, quando ci sentiamo tesi, di fatto abbiamo sperimentato un po' tutti che la nostra respirazione si accelera, si attiva il sistema nervoso chiamato simpatico, quindi quello che potremmo definire l'acceleratore del nostro organismo, mentre il sistema parasimpatico è il freno. Immaginate di avere due pedali, acceleratore e freno, dove l'acceleratore siamo molto avvezzi a utilizzarlo, perché di fatto viviamo in una società che ci allena ogni giorno in questa ripetizione, in questa accelerazione continua, in questo essere continuamente attivi a uno schiocco di dita. La difficoltà maggiore che abbiamo un po' in questo ritmo incalzante in cui viviamo è rilassarci. E la parte paradossale è che spesso andiamo ad applicare lo stesso, come dire, atteggiamento anche quando vogliamo rilassarci, cioè ci imponiamo di rilassarci, che è un po' un ossimoro, perché non riusciamo a accendere e spegnere con la stessa dinamica il rilassamento e l'attivazione. Quello che possiamo fare però è creare delle condizioni ambientali sia esterne che interne per rilassarci. Quelle esterne le sappiamo creare, ovvero andiamo in un ambiente, in una palestra, in una spa e in qualche modo creiamo un facilitatore per il nostro rilassamento. Ma se vogliamo portarlo in tasca, questo strumento, cioè se vogliamo creare un ambiente interno che permetta di rilassarci anche quando non è possibile entrare in una spa o staccare o andare in vacanza, è molto più idoneo, è molto più funzionale impadronirsi di alcune tecniche di rilassamento interiore, fra cui il respiro è quella probabilmente di impatto più immediato, perché, ripeto, è una risposta biomeccanica che prescinde rispetto a quello che è, diciamo, la capacità o il talento di visualizzazione o di distacco che alcuni di noi già hanno. Questo funziona in qualche modo, mi piace dire,
a prova di sesso, ecco, è qualcosa che è talmente semplice che può essere allenato da qualsiasi persona abbia voglia di impadronirsene. Ci vuole un minimo di disciplina. Quindi, andando avanti, se noi vediamo un po' come l'effetto della respirazione può avere impatti sul cervello, ecco, l'area che è maggiormente indicata, l'area che è maggiormente impattata, che poi attiva in maniera a domino tutte le altre parti, si chiama corteccia prefrontale dorso-mediale. Perché è importante questa parte? Perché va a ridurre l'iperattività dell'amigdala. Possiamo ripeterlo perché è utile andare a definire un po' meglio che l'amigdala è di fatto l'interruttore emotivo che risiede nella parte del sistema limbico del cervello. Per cui è una parte che di fatto si è automatizzata attraverso le migliaia di anni in cui noi ci siamo evoluti. È una parte antica ed è una parte che reagisce, pensate, in circa un 25esimo di secondo. Cioè la reazione emotiva che imprime l'amigdala a noi è un 25esimo di secondo. Poi andiamo a razionalizzare se la cosa che ci ha destato una tensione o meno è reale o no. Per questo è interessante vedere come molti di noi, di fatto, in questo automatismo e in questo bombardamento di, chiamiamolo, di informazioni prevalentemente negative in cui viviamo, perché di fatto viviamo per un 70% in un mondo che un po' temiamo, hanno fatto andare in una sorta di isteria l'amigdala, per cui andare a ridurne l'attività tramite l'attivazione di altre parti del cervello è fondamentale per ripristinare un equilibrio che ci permetta di avere una lucidità di insieme. È come se buttassimo un sasso all'interno di uno stagno che crea un movimento di onde che di fatto rende opaca la superficie e quindi non ci permette di vedere chiaramente quello che è a fondo. Se riusciamo a calmare la superficie dell'acqua, vediamo in maniera più nitida quello che realmente è. Quindi molto spesso, ecco, il senso di tensione è un senso che ci autoinduciamo a livello inconscio. Se abbiamo una lucidità maggiore, andiamo a dipanare questo senso di tensione. Andiamo un po' adesso alla parte un po' biomeccanica di questo, cioè quello che è fondamentalmente il funzionamento del diaframma. Il diaframma è interessante, in uno degli ultimi libri che ho letto, che è ad opera di un apneista, che è Mike Myrie, cioè il campione del mondo nel 2004 di apnea, è chiamato il secondo cuore dagli apneisti. Perché? Ha una funzione incredibilmente importante in quello che è lo smistamento di tutta una serie di vasi sanguigni che risiedono proprio a livello dell'addome. Ma non solo. Noi di fatto non siamo abituati ad usarlo. Il diaframma è un muscolo che prevalentemente in noi è congelato per due ordini di motivi. Il primo è che fondamentalmente nella società in cui noi siamo parliamo troppo. E nel parlare troppo diamo un'enfasi molto maggiore all'esalazione che all'inalazione. Se provate a parlare inalando, ve ne accorgerete. Per cui nel momento in cui c'è un'enfasi sull'esalazione, andiamo ad alterare quello che è l'equilibrio dello scambio gassoso, anidride carbonica, ossigeno all'interno del cervello e andiamo a, di fatto, costringere il diaframma a una continua tensione in fase di esalazione. Seconda cosa, il vissuto emotivo che noi abbiamo oggi, come per esempio alcune tensioni, alcune fobie dettate dal tipo di isterismo con cui viviamo, e insomma tutta un'altra serie di fattori, vanno a congelare il diaframma, cioè lo vanno a chiudere. Questo perché? Perché andiamo tendenzialmente a iperventilare. Cosa significa iperventilare? Significa avere una frequenza respiratoria starata, cioè una frequenza respiratoria molto più toracica che non addominale e molto più veloce di quello che realmente ci serve. Immaginate che nel momento in cui noi andiamo a esalare in maniera naturale,
rimangono all'interno del nostro corpo in media 2,5 litri di aria. Immaginate che quando espiriamo, ma credendo di aver mandato fuori in maniera forzata tutta l'aria, ne rimane ancora 1 litro. Qualche altra informazione interessante. Immaginate che in una inalazione di aria noi andiamo ad assorbire più o meno il 21% di ossigeno, il 78% è azoto e circa lo 0,3% è anidride carbonica. Di questo 21% di ossigeno, poiché la permanenza della respirazione al nostro interno, poiché respiriamo in maniera veloce, è poca, quindi rimane poco all'interno, lo scambio di ossigeno che avviene realmente con le cellule tramite l'emoglobina è circa 6-7%, cioè noi incameriamo 21, in media di questo 21 assorbiamo il 6 o il 7. Questo significa, immaginate anche questo, che il nostro cervello assorbe circa il 20% dell'ossigeno totale per il suo funzionamento che c'è nel corpo. Per cui, dato che il livello di permanenza dell'ossigeno e il tempo di permanenza medio è poco, è ridotto rispetto a quanto dovrebbe essere, c'è una tendenza a respirare in maniera più veloce al fine di far affluire lo stesso quantitativo, quello che è necessario per il suo funzionamento, al cervello. Per cui se semplicemente rallentiamo quello che è il nostro flusso respiratorio aumentando la capienza tramite il diaframma, riusciamo a incrementare anche di 1 o di 2 punti percentuali l'assorbimento dell'ossigeno nel nostro corpo. E questo ha un impatto a catena su tutta la distensione del sistema nervoso centrale, oltre che un miglior funzionamento del cervello, perché è come se gli diamo una benzina più fresca per funzionare. Quindi immaginate che reazione a catena si può andare a scatenare lavorando sul diaframma e ampliando la capienza, rallentando la frequenza. Maggiore assorbimento di ossigeno, quindi migliore scambio gassoso, miglior funzionamento del cervello che viene alimentato da benzina più pura e più fresca. Andando avanti, qua vi riporto uno studio del 2015 in cui sono state fatti degli esperimenti con persone che erano affette da ansia o disturbi depressivi tramite un allenamento diversificato con varie tecniche di respirazione combinate ad alcuni esercizi. La cosa interessante non è tanto l'effetto immediato che comunque si ha e che convince a continuare. La cosa interessante è che poi dura nel tempo questo effetto, con un minimo mantenimento dura nel tempo. Per cui se voi aveste uno strumento alla portata della vostra mano, così semplice, sempre in tasca, di cui potete impadronirvi dell'utilizzo, ma la domanda è: perché non lo usiamo? Perché pensiamo che sia qualcosa di troppo banale o troppo semplice per andare a approfondirne la conoscenza? Il periodo in cui viviamo ha portato un accento incredibile su quello che è il respiro, perché ci ha fatto capire che è condizio sine qua non, non solamente di performare, ma di vivere. Cioè è come se è ritornato sul palcoscenico un qualcosa che davamo per scontato, che non è assolutamente scontato. Nella performance sportiva, uno degli esempi che vi cito è di Sania Ross, che nel 2012 vinse le Olimpiadi con l'utilizzo di una particolare tecnica di respirazione che potenzia tantissimo a livello muscolare, quindi oltre che fisico, che è chiamato metodo Buteyko. Konstantin Buteyko era un medico ucraino che di fatto sperimentò varie tipologie di respirazione negli atleti, ma anche negli astronauti, e che in qualche modo potete trovare in un libro che si chiama Oxygen, di Patrick McEwan. Quindi per chi vuole poi darò alla fine delle indicazioni bibliografiche, però la cosa interessante è che respirando dal naso si attiva un gas particolare chiamato monossido di azoto.
Il monossido di azoto ha una valenza preponderante sugli altri, è un vasodilatatore, cioè va a stimolare la vasodilatazione dei vasi sanguigni in maniera tale che passi più sangue, più globuli rossi, più emoglobina e di conseguenza un maggiore scambio di ossigeno con la membrana delle cellule. Questo è interessante, così come è interessante vedere che l'ipertensione, nel momento che stiamo vivendo adesso, è uno dei fattori maggiori di decesso o di patologie in chi contrae il coronavirus. L'ipertensione altro non è che lo stringimento cronico dei vasi sanguigni, che impedisce quindi una circolazione fluente e quindi impedisce uno scambio ottimale di ossigeno all'interno delle cellule. Il fatto che ci sia un vasodilatatore naturale che viene attivato da una respirazione nasale è interessante, perché io lavoro con un sacco di persone a livello privato e a livello aziendale, e in circa 200 casi che per adesso ho visto direttamente, la tendenza è a respirare velocemente a livello toracico e con la bocca, quando la bocca non è assolutamente l'organo deputato alla respirazione. Per cui questo è un indicatore interessante che ho riscontrato nella pratica anche. Adesso, quello che vorrei proporre è una prova di questo, cioè è andare a provare una tecnica di respirazione che in qualche modo può dimostrarvi, farvi vivere quello di cui io sto parlando. Per cui chi mi segue in questo momento può sedersi comodamente, immagino siate seduti su delle poltrone, sulle sedie, non fa differenza. Quindi abbiate semplicemente l'accortezza di mettere la vostra colonna vertebrale dritta, cercando di aprire, ruotando leggermente all'indietro le spalle, i deltoidi, e di cominciare a contare 5 secondi in, 5 secondi out, se potete, altrimenti vanno bene anche 3. Con il naso, solamente con il naso, cercando di chiudere gli occhi e di seguire semplicemente la mia voce. Vi guiderò in un piccolo tracciato che ha l'obiettivo di farvi vivere questa sensazione, per cui le raccomandazioni da fare sono di rimanere il più rilassati possibile, di tenere la colonna vertebrale dritta in maniera tale che non ci sia un incurvamento verso il basso, che quindi vada a comprimere il diaframma. Poggiate le mani sull'addome in maniera tale da percepire l'addome che come un piccolo palloncino si gonfia e si sgonfia, e visualizzate il vostro torso dalla cinta in su come se fosse un contenitore che viene pian piano riempito di aria. Visualizzate quello che più vi aiuta a riempire questo contenitore verso l'alto e verso il basso. Quello che faremo quindi sono dei respiri pieni che partono dall'addome e arrivano fin su alle clavicole, cercando di non tendere, ma semplicemente di gonfiare come un piccolo palloncino dall'addome fino al torace. Per cui sedetevi comodamente, fate aderire bene i glutei, rilassate le spalle, chiudete gli occhi e cominciate a inalare gonfiando l'addome, portando su, ed esalare portando verso il basso. Cercate di arrivare a 5 secondi, accelerate il conteggio se vi serve, ma mantenete inalazione ed esalazione pari durata. 5 in con il naso, arrivo fino su al torace e lo espando leggermente ai lati, esalo 5 out, senza pausa. Eliminate le pause fra inalazione ed esalazione. 5 in e 5 out. Rimanete con la mente al conteggio dei secondi che respirate e continuate a stare qui. In e out. In maniera calma e tranquilla. In e out. 5 in, 5 out, senza pause. Rendete questo respiro circolare. Osservate semplicemente il flusso del respiro che sale in questo contenitore e lo riempie. Esalando, portate fuori completamente l'aria, svuotate, portate leggermente l'ombelico dentro fino alla colonna vertebrale.
e di nuovo espandete, sentite nelle mani l'addome che si espande e risalite. 5 in e 5 out. Viso rilassato, spalle rilassate, solo il respiro. Andate in e out. Continuate a respirare. Vi do io lo stop. Rimanete in questo circolo, in un flusso di respirazione. In e out, solo con il naso. Rimanete qui. Concentratevi solo sul conteggio. È importante che ancoriate la mente al contare i secondi in cui il respiro va giù e sale. Seguitene il percorso mentalmente, come se lo voleste visualizzare da quando entra a quando esce. Pochi secondi ancora. 5 in, 5 out. Mantenetelo qui. Continuate senza pausa, come fosse un circolo che sale, riempie, scende e lentamente svuota, come se fosse un pallone che si sgonfia. Le mani sono sempre sull'addome che ne mappano l'estensione e poi si sposta verso il torace, come se si aprisse verso i lati e lentamente riportiamo verso il basso. Ancora per poco. Continuate in questo flusso. Rimanete concentrati. Ancora per poco. Continuate. In per 5. Out per 5. Solo il naso. Senza pausa. Non ci sono pause fra inalazione ed esalazione. Se ci sono sensazioni di piccoli giramenti di testa, tranquilli, formicolii, è assolutamente normale. Spiegheremo dopo il perché. In e out. Rimanete ancora nel respiro. Alla prossima inalazione portate su fino al picco la vostra inalazione, fino al vostro massimo, svuotate completamente e rimanete per qualche secondo in apnea dopo l'esalazione. Svuotate completamente, rimanete in apnea, sospendete il respiro. Mantenete gli occhi chiusi, il corpo morbido e immobile. Riprendete adesso fiato lentamente, mantenete gli occhi chiusi e andiamo a inspirare 3 con il naso, 3 apriamo la bocca e continuiamo a inspirare, 6 svuotiamo col naso. Anche qui accelerate il conteggio se vi serve, 3 in con il naso, 3 in con la bocca, fuori per 6 col naso, senza pausa. Mantenete questo flusso di respiro, 3 in naso, 3 in bocca, fuori completamente l'aria per 6. Rimanete qui in questo flusso, 3 in, apro bene la bocca, 3 in, fuori l'aria per 6 dal naso. Rimanete qui, continuate piano piano in questo flusso. Se ci sono dei giramenti di testa, eccetera, leggeri, tranquilli, è tutto normale, continuate. Se dovesse essere eccessivo, smettete, rimettetevi a respirare normalmente. Quando vi risentite meglio, riprendete questo flusso. 3 in naso, 3 in bocca, fuori per 6 dal naso, spingo leggermente l'aria e ricarico. L'addome si gonfia. Espando il torace, apro la bocca, inalo, fuori completamente l'aria. Rimanete qui, pochi secondi ancora, ci siamo quasi. Rimanete concentrati sul conteggio. 3 in, fuori completamente l'aria. Ancora per poco.
facciamo le ultime tre adesso, cercate di espandere bene, addome, inalo dal naso, torace, inalo dalla bocca, fuori completamente l'aria. Benissimo, ancora per poco, facciamo tutti una esalazione, portiamo fuori l'aria, una inalazione completa verso l'alto, inaliamo, inaliamo, inaliamo e svuotiamo completamente in maniera leggera, delicata e sospendiamo il respiro. Pochi secondi di sospensione. Pochi secondi. E riprendete a respirare delicatamente, mantenendo gli occhi chiusi. Mantenete gli occhi chiusi, respirando delicatamente. Lasciate che il vostro respiro sia quasi impercettibile, delicato, come quasi se non facesse rumore. Osservate semplicemente. Pochi secondi di visualizzazione interna, le sensazioni, il vostro stato d'animo, i pensieri. In questo momento osservate semplicemente. Lentamente sentite ogni sensazione e pian piano adesso potete ritornare ad aprire gli occhi in maniera calma, tranquilla e notare le differenze che ci sono. Quello che probabilmente alcuni di voi hanno sperimentato sono delle sensazioni di formicolio, alcuni possono avere avuto piccoli giramenti di testa, alcuni possono avere trovato che c'è una rigidità maggiore nell'addome o maggiore nel torace. Ci sono degli esercizi che possono essere fatti e che di solito accompagnano questo percorso nell'andare a sbloccare un po' quello che è il diaframma. Fondamentalmente questo tipo di respiro, ecco Paolo che chiede, può essere fatto all'inizio per 3 o 4 minuti a seconda delle sensazioni che causano. Ovviamente alcuni mi dicono molto spesso che ci sono di fatto delle sensazioni un po' spiacevoli, delle sensazioni che creano un pochettino di ansia, per cui direi di approcciare in maniera omeopatica, vedere se il vostro corpo risponde in maniera positiva, altrimenti sospendere per un attimo e poi riprenderlo, farlo in tappe. Nel momento in cui lo fate già per 4 o 5 minuti, ma avete la costanza di farlo ogni giorno, questo comincia a generare un ancoraggio a livello corporeo ed emotivo. È come se attivate un trigger che fa assaporare al vostro corpo e alla vostra mente un nuovo cibo. Quindi è come... Ed è assolutamente sì, normale, Fiorella, che ci sia l'acuirsi di qualche dolore già presente prima, perché in qualche modo va ad enfatizzare la mappatura del corpo, rendendo più evidenti quelli che sono degli stati di tensione, quindi aumentando una consapevolezza. Dopo un certo momento che quella tensione aumenta, c'è come un effetto click, in cui si va a smorzare, soprattutto nella fase di esalazione.
Nella fase di inalazione c'è un accumulo di tensione che si va un po' ad acuire. Nella fase di esalazione è come se quella tensione monti come un'onda e poi scende e si sgonfi. Quindi è uno scanning di fatto, è come uno scanner che facciamo sul nostro corpo. Molto interessante, che ci dà una consapevolezza. È assolutamente ottimo farlo distesi, perché essendo distesi la colonna vertebrale, Deborah, è molto più dritta. Noi abbiamo la tendenza un po' ad assumere delle posture che sono sbagliate. Colgo la tua, chiamiamola osservazione, anche per fare una precisazione. La ricerca ha ripetutamente dimostrato che una posizione ergonomica, anche in ufficio, è in grado di migliorare molto la produttività, ma il posizionamento che noi abbiamo, tendente a andare in avanti del tronco, è una cosa che ho notato in molti di noi, un po' costringe il diaframma, lo depotenzia, perché in qualche modo lo va ad atrofizzare. Immaginate che quando la posizione della testa è troppo in avanti, ogni 2,5 centimetri della testa in avanti il peso della testa sul collo raddoppia. Produce una sensazione di affaticamento, strozza il flusso sanguigno e quindi tutto quello che è il flusso di ossigeno e l'apporto di glucosio all'interno della testa si va a bloccare. Immaginate il tubo di una pompa dell'acqua che viene strozzato da un'angolazione che è eccessiva rispetto al corretto funzionamento. È esattamente la stessa cosa. Quindi portare la testa troppo in avanti va a strozzare. Aurora ci chiede che nel primo esercizio, durante l'inspirazione, facevo fatica a arrivare ai 5 secondi, mentre nell'out sono riuscito ad arrivare oltre i 5. Questo è proprio la mobilità del diaframma, Aurora, cioè la capacità di andare a coinvolgere il diaframma, il quale funziona come un muscolo a campana. Questo è in posizione rilassata. Nel momento in cui inalo, il diaframma va verso il basso, verso l'addome, e si va a tendere come se fosse il telone dei pompieri. Quindi va giù, si tende come fosse un telone dei pompieri e poi ritorna su. Quando va giù, libera spazio affinché i polmoni si aprano. Per cui nell'andare a elasticizzare, scongelare il diaframma, possiamo andare a incrementare la nostra capienza in fase di inalazione senza coinvolgere tutta una serie di muscoli che alla fine sono causa molto spesso di tensione di cervicale, ovvero il collo e le spalle. La maggior parte di noi ha delle tensioni croniche al collo e nelle spalle, perché sono dei muscoli accessori della respirazione che, quando il diaframma non funziona correttamente, intervengono per compensare. Immaginate che facciamo 20.000 respiri al giorno di media, un essere umano adulto fa in media 20.000 respiri, per 20.000 volte andiamo a contrarre spalle, trapezi e collo per andare a compensare una deficienza del diaframma. Quindi, per quanto sia minimo quel tipo di contrazione, ripetuta per 20.000 volte, crea uno stato di tensione cronico. È come se vi dicessi: tenete in mano questa penna, di fatto non pesa tenerla per pochi minuti, se la tenete per 10 ore al giorno così, tutto il braccio si va ad indolenzire. Per cui questa è una condizione che poi si ripercuote su tutto il nostro sistema nervoso. Per cui il diaframma di fatto può essere allenato andando a mettere nella fase basica, ovviamente, non voglio adesso fare una lezione avanzata, però già all'inizio, di poter avere consapevolezza di quanto è la mobilità a livello addominale e di quanto poi riesco a far salire la capienza fino al torace, è un ottimo esercizio. Nel momento in cui alcuni di voi hanno voglia di approfondire, io sono a disposizione, ho i miei contatti, li ho messi su tutte le slide, c'è il mio sito, ci sono ulteriori informazioni che potete trovare sul mio blog, c'è il mio profilo, per cui ecco, se adesso ci sono delle domande ulteriori qui in chat, adesso che sto leggendo, sono assolutamente a disposizione. Se... Ciao, eccomi. Allora, eccoci. Ci sono.
Un secondo, arrivo. Un secondo, ci sono. Queste tecniche, sì, Sonia chiede, sono utili anche per raggiungere lo stato di rilassamento e coscienza alterata? Sì, perché riescono a portare pian piano, con una durata un po' più prolungata e con alcuni accorgimenti che adesso non ho il tempo di darvi, in uno stato di funzionamento del cervello in onde alfa e poi teta. Quindi all'inizio si va in onde alfa, quindi è un leggero rilassamento, poi pian piano lo stato di introspezione aumenta in fasi più avanzate. Si può fare assolutamente anche coi bambini, i quali, addirittura ti direi, Daniela, hanno maggiore facilità di noi nell'andare a fare la respirazione nell'addome con un muscolo a palloncino. Se voi vi ricordate quando eravate bambini, facevamo una respirazione molto più rilassata, perché la stratificazione emotiva nei bambini è molto inferiore a quella che c'è negli adulti. Sono molto più rilassati a livello addominale, per cui insegnarlo già dalla prima età per me sarebbe doveroso, fantastico, perché diamo a questi ragazzi uno strumento per poter fare di loro, diciamo, degli autoterapeuti di se stessi. È normale avere molto caldo durante la respirazione e sentirlo nelle mani? Sì, assolutamente sì, perché andiamo a stimolare quella che è la vasodilatazione, come dicevo prima, respirando tramite il naso. Andiamo a incrementare la percentuale di monossido di azoto che funge da vasodilatatore. E quindi, mantenendo una respirazione più calma e dando la possibilità all'ossigeno di stare all'interno del corpo per più tempo, possiamo andare a favorire una maggiore vasodilatazione, quindi circolazione. Quindi è normale, la sensazione di calore è dovuta da quello. Per migliorare l'apprendimento, come si consiglia fare la prima sessione di studio? Sì, assolutamente sì. Ogni qualvolta riusciamo a incrementare la nostra capacità di rilassamento, lasciamo che l'energia all'interno scorra meglio. Un principio di termodinamica che cito per finire questo webinar è che l'energia scorre lungo le linee di minor resistenza, per cui quanto più riusciamo a favorire una condizione di rilassamento, tanto più apriamo le potenzialità di quella che è la mente e di quello che è il corpo. È lo stato di flow che favoriamo, quello che Csikszentmihalyi definiva stato di flow. Quindi assolutamente sì. Alberto, grazie mille per essere stato qui con noi, per averci accompagnato in questo percorso di un'oretta, così la mattina presto. Sono in pochi i coraggiosi che si offrono, per cui ti ringraziamo e vogliamo farti i più cari saluti. Grazie mille. C'è un momento della giornata, io vi direi di farlo la mattina appena svegli, tipo adesso il webinar è alle 9, e poi la sera prima di andare a dormire, perché no, favorisce una distensione del corpo e della mente per accompagnarvi durante il sonno. Direi che sono i momenti della giornata topici, ma quando volete, direi. È come avere lo yoga in tasca, queste tecniche, per cui usatele quando volete, è sempre con voi il vostro respiro. Di fatto, quindi sfruttatelo come meglio potete. Grazie mille e buona giornata. Sono arrivate tantissime domande, per cui magari invito gli spettatori a scrivere direttamente a te se vogliono consigli o se vogliono sapere di più. La mia mail la metto qui, info@5elements.it. Chiunque voglia, insomma, sono a disposizione. L'hai inviata solo ai relatori, ma adesso la invio io a tutti quanti gli spettatori. Così almeno... Ok, senti, grazie mille. Allora io ti mando questa cosa, ti mando anche l'articolo. Adesso ti sentiamo. Grazie. Okay. Ciao. Grazie, ciao. Un abbraccio a distanza. Grazie. Ciao. Ciao.